Michele Pascoli, che era un barbiere straordinario, che era uno studioso di storie napoleoniche, durante i 45 giorni di periodo badogliano si discuteva su Napoleone. E allora ogni tanto io, per ragioni di polemica amichevole, dico, vabbè, però è a Waterloo, von Bülow. Ha fatto perdere la battaglia. Detta fra di noi, adesso attraverso alcune ricerche storiche, è venuto fuori che, almeno non so se sia una bugia o sia un'informazione esatta, che i tedeschi cercavano un austriaco disertore. Mai avrebbero pensato che un romagnolo si fosse chiamato Bülow. No? Interregionale 26.200 da Roma per Bologna in partenza dal binario 3. Noi vogliamo che questo primo congresso della Resistenza dica all'Italia e a tutti i paesi che la battaglia antifascista deve continuare. Una battaglia contro chi minaccia le libertà individuali e collettive, chi discrimina i cittadini, chi sostituisce il diritto con la forza. Al Teatro San Carlo sta per inaugurarsi il Congresso dei Partigiani d'Italia. Ora si portano alti i cartelli dell'ANPI, che riassumono i nomi, ieri clandestini, delle brigate. Un quadro ricorda le quattro giornate di Napoli. Parlano i segretari provinciali e quello nazionale. Al vomero viene deposta una corona ai caduti. Non piangete, o madri, anche per i vostri morti verrà la giustizia. 1947. De Gasperi, di ritorno dagli Stati Uniti, provoca le dimissioni dell'esecutivo. Pochi mesi dopo, nel maggio, le sinistre vengono estromesse dal governo. Si chiudono così gli anni della coalizione antifascista, il periodo che ha visto la fine della guerra, la sconfitta della monarchia, la costituente, la costruzione delle basi del nuovo Stato democratico. Viviamo in un clima di persecuzione, tanto che alcuni giornali accusano l'ANPI, e cito testualmente, di essere un vero arsenale di armi. Siamo definiti, parafrasando il nostro nome, Associazione Nazionale Pericolosi Impazziti. E entrarono così nella polizia circa 8.000 uomini dei reparti comunisti e evidentemente la loro presenza nelle forze di polizia non era una garanzia di sicurezza per l'ordine democratico. È chiaro che in queste condizioni era difficile garantire l'ordine pubblico. Allora decise come ministro dell'interno insieme col governo e chiese al governo di poter eliminare dai reparti delle forze di polizia gli elementi che non davano garanzia di sicurezza per lo Stato democratico. Presenta TARM al presidente Einaudi. Il decenale della Resistenza rimette all'ordine del giorno le città protagoniste della guerra di liberazione. Senza bandiere hanno combattuto gli italiani alla macchia. Oggi sventolano i gonfaloni. Sul palco il ministro della difesa accanto al capo dello Stato, accompagnato da donna Ida. Il sindaco Cicognani gli porge il saluto di Ravenna. Poi Taviani. Eravamo in un periodo proprio della guerra fredda, no? Noi comunisti, insomma, sapete tutta la storia. Per cui con Cevelati, che era deputato, ed io ero deputato, eravamo considerati proprio messi in una parte un po' non centrale del palco dell'iniziativa ufficiale. Andiamo in prefettura, incontriamo Einaudi e sua moglie, la Ida, e lui forte fa: Ida, vieni qui. Questi poi sono quelli che effettivamente hanno liberato Ravenna. Dopodiché.
Fischia il sasso, il nome squilla della grazia di Gorgoglia, per intrepido Manila sa di rompere la storia, per abbronzo del battaglio. Camerati sugli arti, Gerardo Garibaldino, sono cominciati gli editoriali della gioventù italiana, è sempre meglio che usare il nostro simbolo e i nostri numeri. Nel decennale della rivoluzione comunista, più che mai la parola d'ordine è questa. Ma il ricordo più antico che ho è che io da ragazzo andavo a un circolo cattolico Santa Maria in Porto, il cui parroco Don San Giorgi era uno del gruppo di Don Minzoni. Ma l'episodio che è più singolare è che quando ci furono i patti lateranensi del 29 e i fascisti cercarono di aggredire i circoli cattolici, questo prete ci riunì e ci disse armatevi, prendete dei bastoni, come dire, se vengono, poi non successe niente. Qui Radio Barcellona, continuiamo il nostro notiziario dalla Spagna Democratica. Eccovi il testo dei messaggi inviati dal comando del battaglione Garibaldi ai legionari fascisti che combattono contro la Spagna Democratica. La cosa che a me mi ha colpito di più è stata la guerra di Spagna, perché durante la guerra di Spagna andavo a casa di un mio amico Venturi, Dante Venturi, il cui maestro Venturi era un antifascista, e ascoltavamo Radio Madrid o Radio Barcellona. Quello fu un momento molto importante per capire che c'era qualche cosa che non andava. Vincere! Popolo italiano! Corri alle armi! Dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. È stato promosso tenente di complemento nel 1940, poi nel 1942, il 8 luglio, mi mandarono al 12° reggimento fanteria di Cesena e di lì in partenza per la Jugoslavia. Sono stato mandato in Italia in convalescenza il 19 luglio 1943, sono arrivato a Bari il 25 luglio 1943, cade il fascismo. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'8 settembre usciamo dalla fabbrica e la popolazione si riuniva, si riversava anche dalle strade verso la piazza. C'erano tanti giovani, io ricordo tanti giovani. Ne ricordo uno che si era appoggiato sulla statua di Garibaldi. Bulgrini, allora si chiamava, per noi era ancora Bulgrini, non era ancora Bulov, parlò in piazza Garibaldi di fronte al portone, allora c'era il portone della questura che adesso è chiuso, sui gradini della statua
di Garibaldi e attaccato, per me era attaccato alla cosa, alla spada. Un gruppo di amici, di miei amici che erano allora al caffè Grand'Italia a Ravenna, mi obbligarono ad andare a parlare in piazza Garibaldi, attaccandomi alla sciabola di Giuseppe Garibaldi, sperando che non cadesse, dove feci poi quel discorso dicendo è il momento di prendere le armi contro i tedeschi, e di lì comincia l'avventura della resistenza. In questi ultimi anni il governo ha dimostrato la sua piena collusione con le forze più reazionarie. Ora la democrazia si trova a un bivio. O la Repubblica diverrà la vera Repubblica e avrà il volto della resistenza, o la Repubblica diverrà una espressione senza significato. Noi facciamo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Segni nel 1959, primissimi mesi del 60. Nel 1960 ancora provengono dall'amministrazione fascista 62 prefetti su 64 di prima classe, 64 su 64 di seconda. Noi fummo parte integrante, noi soli, della maggioranza che tenne in piedi l'onorevole Tambroni nel 1960. 135 questori su 135, sebbene 15 fossero in servizio prima del 22. In quello stesso periodo noi abbiamo fatto parte integrante della maggioranza in ben 28 capoluoghi di provincia, capoluoghi anche di grande importanza. Cito non a caso fra quei capoluoghi la città di Genova, città in cui fummo così pesantemente contestati nello stesso anno 1960. Genova ha risposto con forza. La rivolta dei giovani con le magliette a strisce è uno dei più forti esempi di unità antifascista. Nel momento in cui il nazismo tenta di restaurare in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni. C'erano diverse formazioni con nomi diversi, Garibaldine, Matteottine, Gielline, ma che avevano un certo orientamento, se si vuole, politico, per l'orientamento della resistenza, l'orientamento antifascista. La lotta di liberazione in Romagna ha avuto una sua base notevole su un antifascismo già radicato. Tenete conto che oltre al Partito Comunista c'erano anche dei gruppi di anarchici, per esempio molto interessante questo fatto degli anarchici. C'erano gruppi, per esempio, anche dell'Azione Cattolica, c'erano gruppi del Partito Repubblicano. Non vi è dubbio però che il tessuto fondamentale era quello del Partito Comunista e di alcuni gruppi socialisti. Noi intendevamo che la nostra fosse intesa dagli alleati come una guerra, come un tentativo di guerra di popolo di carattere nazionale. Gli alleati non volevano la guerra partigiana. Gli alleati nelle prime loro orientamenti avevano queste due linee di condotta. Intanto la Combe di Geranza,
loro hanno dichiarato la co-belligeranza col governo italiano dopo il 13 ottobre 1943, quando Badoglio dichiara guerra. E poi l'orientamento era quello di sabotaggi e informazioni. Sulla via, sulle gravi pericoli ai quali saremmo andati incontro, disponendo soltanto di forze popolari inesperte che venissero pericoli gravi, per me, tuttavia, nonostante questo, la soluzione non poteva essere diversa da quella che prospettavo e proponevo. Se non avessimo fatto questa guerra parallela, quale sarebbe stata l'armistizio? E quale sarebbe stato il trattato di pace? Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Consigliere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. Sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta in momenti difficili, che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola. I nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. A ritenere fedeli di tutta l'Italia. Noi iniziamo nuovamente al lavoro e alle armi. In primo tempo il problema numero uno era l'organizzazione degli sbandati, l'approvvigionamento, assicurare la vita anche degli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisogna anche combattere. La guerriglia è qualche cosa che passa attraverso le famiglie e le città, i paesi. Nell'esercito il combattente è niente, deve essere niente, non deve neanche pensare. Ci sono i comandanti che pensano. Invece nell'esercito partigiano è il partigiano, direi, il punto di partenza. L'arruolamento della guerriglia è un arruolamento incredibile, perché tu non conosci la personalità del guerrigliero, conosci il nome di battaglia. Quando mi hanno chiesto il nome di battaglia ho detto Landru, senza conoscere veramente la provenienza di questo nome. Presi il nome di Vladimiro perché nella mia gioventù, sull'onda della rivoluzione sovietica, il nome di Lenin mi piaceva. Io ero più per i ragazzi della base, ero la bici, che per tutti il resto, perché anche in casa, anche il comando partigiano che era ubicato in casa mia, mi ha chiamato sempre Santino. E un giorno mi arriva un biglietto, Napi, trovarsi in un certo posto. Allora io dico con la staffetta, guarda che non è mica il mio, sai. No, dice il tuo, perché è il tuo nome rovesciato. A me toccò il nome di Picchio. A me piacque e ne fui contento. Fu un partigiano che era a casa mia, perché essendo ammalato di TBC non poteva fare la montagna, ed è una medaglia d'oro della resistenza, un gran bravo ragazzo, cominciò a chiamarmi Lonca, e Lonca è andato dritto, e poi è andato dritto anche dopo alla guerra, credo che mi stasse addosso come un guanto. Bollettino numero 15 dal fronte della resistenza. Questo bollettino della resistenza ricorda che la consegna nel momento attuale è di resistere e di organizzarsi. Prima fase è stata una caccia alle armi che esistevano. Abbiamo, cioè, una parte sono state prese allora facendo operazioni verso le caserme dei carabinieri. So, bisogna di Savio, per esempio, uno dei tanti, ma altri in altri posti, anche smobilitando. Per esempio, ci sono stati anche alcuni gruppi della Repubblica Sociale Italiana che sono stati disarmati. Quando il gruppo aveva disarmato un tedesco o dei tedeschi, entravamo in funzione noi a raccogliere quelle armi e a portarle dove il comando aveva i suoi rifugi. Feci una critica molto grossa, che ci furono anche chi rise, perché io
a quello che teneva la riunione, che era Foschini. Gli disse che si assumevano i dirigenti una grossa responsabilità, perché facevano fare delle azioni a degli uomini che poi non riuscivano, e c'era un fatto molto recente che questa azione di Gap poi erano stati presi e fucilati. Che invece io dicevo che quell'azione, fatto dalle donne, se la sarebbero cavata. E di lì a poco fui chiamata. Ci trovammo in una sessantina, cinquantina, sessantina di donne, adesso non ricordo più il numero preciso. E Boldrini ci venne a parlare. Io trasportavo solo ordine, perché proprio la mia qualifica sarebbe proprio quello che nell'esercito è il portordine. Avevo presentato non come Bulove, avevo presentato come un capo partigiano, ma non... Nessuno sapeva chi fosse e nessuno immaginava che fosse proprio il capo dei partigiani. Mi venivano dati gli ordini, magari di portare determinate armi, uno o due sporte di armi a 20 chilometri di distanza. Venne a parlarci per dire quali erano i compiti che ci venivano affidati, qual era la responsabilità che ci saremmo assunte accettando di fare queste cose e anche i pericoli. Non ci nascose che c'erano tanti pericoli, che avremmo anche potuto rischiare la vita. Fidarsi di donne e ragazze era un'impresa di grande fiducia, loro e nostra. E io dissi: allora cosa rispondiamo? Tutte le donne dissero che erano consapevoli e che accettavano e che avrebbero continuato a portare avanti i compiti che ci venivano affidati. E lui, emozionatissimo, con le lacrime agli occhi, ci salutò e se ne andò via, che sembrava Metti la giubba di battaglia, mitra, fucile, bombe, mano. Estremamente è stato improvviso. I ragazzi, i giovani, sapevano bene come imparare subito. C'era una parola d'ordine, la pistola mi ha fatto Cristo, mi sono sbagliato la prima volta, poi si impara la seconda, la terza, la quarta. Una sera, un'azione, allora, con una machine pistola, forse ho sparato a 1,5 metri, 2 metri di sopra della testa, capito? Perché si pagava l'inesperienza che avevamo. Poi pian piano poi il tiro è stato aggiustato. Le prime azioni di guerriglia sono state azioni verso elementi considerati spie del regime. Le azioni GAP inizialmente per me erano i fascisti. Verso la fine del 1943 si organizzarono i gruppi GAP e i gruppi SAP. I gruppi GAP erano quelli chiamati ad azioni di combattimento, ad azioni armate, mentre i gruppi SAP erano dedicati alla propaganda, ai collegamenti e a molte altre attività. Qui naturalmente le cose si facevano all'inizio con una certa indipendenza, poi naturalmente d'accordo col comando della brigata, mano a mano la brigata prendeva quota e prendeva padronanza naturalmente della materia. Abbiamo inventato una cosa che è incredibile, cioè la prova del 9. La prova del 9 era quella di fare durante la notte, fare uscire tutti i gruppi, sabotaggio, linee telefoniche, pali, attentati. Contro colonne, contro spie tedesche, contro presidi, tant'è che molte strade del Fonsine, nella zona, c'era il cartello Aktum Banditi. Thank you.
Sono stati momenti in cui gli avvenimenti ci hanno incalzato, noi partigiani, a scendere in piazza con i giovani per difendere la pace contro chi non conosce il senso della storia. Per il Partito Comunista Italiano parlerà il compagno Arrigo Boldrini, che la guerra l'ha sofferta, ha guadagnato una medaglia d'oro come partigiano ed è della Commissione di Difesa della Camera. Il nostro paese, se accetta come vuole Fanfani il piano per l'armamento atomico multilaterale, dovrà mettere a disposizione altre navi. Queste spese militari sono già aumentate anno per anno. Nel 62 siamo arrivati a 800 miliardi e già si prevede nel 63, dopo il viaggio del ministro della difesa negli Stati Uniti d'America e i nuovi impegni, che arriveremo a circa 1000 miliardi per il bilancio della difesa. La nostra politica militare deve seguire il progressivo processo di democratizzazione che sta investendo la società civile. Occorre riconoscere al soldato i suoi più elementari diritti di cittadino. Come fare la resistenza. Io sostenni con altri che mentre allora c'era l'orientamento di formare l'ottava Brigata Garibaldi nella zona appenninica, noi sostenemmo contemporaneamente che si poteva fare la guerra in pianura. Ho commesso anch'io lo stesso errore che penso abbiano commesso quelli che hanno organizzato la resistenza nella zona alpina, e cioè ritenere la montagna l'ambiente ideale per organizzare le bande, dimenticando che la montagna d'inverno è molto pericolosa, diventa una trappola. Ma sostenemmo questa tesi perché eravamo convinti che una parte dei lavoratori della terra, di braccianti, di contadini, sarebbero stati dalla nostra parte. Già nella primavera del 44, dislocando giù, dopo il rastrellamento avvenuto qui proprio nell'aprile del 44, tutte le formazioni, tutti i reparti nella zona precollinare, nella pianura, abbiamo non solo potuto condurre con maggiore efficacia la nostra lotta contro i tedeschi fascisti, ma
siamo riusciti anche a rafforzare enormemente le formazioni, perché si portava più a contatto con una maggior massa di popolazione, la guerra stessa veniva coinvolta e partecipavano anche loro. E lì la storia della resistenza in pianura è fatta dall'apporto delle campagne con questo grande segreto dei rifugi, che fu una scoperta eccezionale, perché il rifugio fu una specie di caserma sottoterra dove di notte si nascondevano in 2 o 3 persone. I rifugi erano fatti in questo modo, si facevano delle buche al di fuori, magari della casa, vicino alla stalla, perché noi ne avevamo uno in casa, che ci si entrava da sotto la mangiatoia delle mucche. Attraverso gli abbeveratoi tu facevi la bottola e sotto, o se no nei campi. Questo era il piano di campagna. Ecco, la bottola era qua. Per entrare bisognava sempre spostare la terra, aprire la bottola e entrare. Quando si facevano le azioni di notte, in particolare anche qualche azione di giorno, tu dovevi sempre avere una base alla quale tu ritirarti, perché la guerra partigiana, come tutti hanno visto e la storia lo ha insegnato, è una guerra di attacco ed è una guerra di ritirata. Da 2 settimane, reparti della polizia tedesca hanno instaurato il regno del terrore in tutta la zona. Le prigioni rigurgitano di ostaggi. Molte case vengono incendiate dalle Schutzstaffeln e dai battaglioni M. Il Comitato di Liberazione Nazionale di Ravenna decretò, d'accordo con altri comitati di Liberazione Nazionale, di non trebbiare il grano. I contadini, fatti il racconto, non dovevano trebbiare il grano e i contadini accettarono. Accettarono, e quando alcune macchine trebbiatrici andarono in giro, ci fu un attacco dei partigiani per fare sospendere. In Emilia. La pretesa dei tedeschi di razziare il bestiame e di rifugire il grano portò allo sciopero della trebbiatura per non trebbiare il grano e non consegnarlo all'ammasso. Quando finì la preoccupazione che i tedeschi portassero via i generi alimentari, allora si dette l'ordine di trebbiare. Una cosa seria. Quindi la lotta, che può sembrare adesso di fronte a certe visioni romantiche della resistenza, una lotta molto materiale, difendere il grano, difendere i buoi, il bestiame, difendere gli uomini contro le razzie, questa era la base di massa. E lì si sentiva il collegamento tra le esigenze immediate delle lotte per sopravvivere e la grande battaglia nazionale che si conduceva. Battaglioni, le dolce battaglioni, nella morte creati per... Dentro al fascismo della Repubblica Sociale Italiana ci sono degli nostri uomini. Immaginate voi cosa vuol dire questo, quanta gente si è salvata attraverso a questi compagni che erano fra la vita e la morte, si è scoperti. Questa rete centrale ha una rete periferica formata dai cittadini, dai giovani, dai ragazzi che vengono a dirti: badate, i fascisti sono là. I bambini avevano questo compito, di segnalare, di venirci a dire: attenzione, arriva un forestiero, chi è? Boh, non lo sappiamo, quindi attenzione. O se no, quando vedevano i tedeschi, arrivavano: donne, arrivano i tugnini, perché i tedeschi li chiamavamo i tugnini. Avevamo preso questo contatto con questa gente, di segnalarci i pericoli che venivano, nel rastrellamento delle truppe tedesche, di movimenti, tutte quelle cose lì, attraverso delle biancherie. Quando c'era qualche pericolo, le Nurine e qualche d'un altro stendevano le lenzuole bianche e allora veniva segnalato di stare allerte. Quante volte ricordo, mentre eravamo a tavola a mangiare mezzogiorno, che veniva dato l'allarme che arrivava un forestiero. A loro scappavano da tavola e io ricordo un episodio: Zelet scappava col piatto, Boldrini col tovagliolo. Dal punto di vista strategico, le valli, più che da un punto di vista strategico, da un punto di vista tattico, direi, perché
Le valli sono diventate qualche cosa di difficile per i tedeschi, fare gli estremamenti come fanno. Noi qui eravamo organizzati come un vero reparto militare, avevamo la dispensa, avevamo un'infermeria, avevamo un comando. Comando dove chi l'ha visitato, soprattutto un ufficiale inglese che ci fu mandato, noi pensammo subito per renderci conto della nostra efficienza, rimase anche lui sbalordito, dice magnifico. Ed era anche un punto di partenza perché di notte tempo questi andavano fuori e rendevano la vita dei tedeschi difficile di notte. Quando un giovane andava sotto le armi era una tragedia per la famiglia, la madre, le sorelle, il padre, così. Qui si rovescia il discorso. Sono i familiari che concordano che il figlio vada a combattere, quindi è una cosa incredibile da un punto di vista, non voglio dire rivoluzionario, ma è un cambiamento radicale del rapporto famiglia e lotta di liberazione. Perché era coinvolto il capofamiglia, l'Asdor, il bambino, eravamo coinvolti tutti. Perché nessuno poteva dire, nessuno oggi può dire io ho fatto questo, io ho fatto quello, no. Nella resistenza chi ha fatto qualcosa lo ha fatto con l'appoggio di tutti, perché aveva qualcuno dietro le spalle, perché da soli non si poteva far niente. Le monti, monti e valli ci battiamo, perché si porta ancora con orgoglio, gridare come suona col più forte, viva l'Italia! Esprimiamo anche a nome della Presidenza della Camera l'indignazione, il dolore, la solidarietà per i lavoratori colpiti dall'infame attentato di Brescia. Non è più tollerabile che tali avvenimenti si ripetano, mettendo a repentaglio il valore delle scelte che abbiamo fatto per costruire questa Repubblica. Compagni e amici, state fermi! Calma! State calmi! State all'interno della piazza! La democrazia è stata colpita. È in pericolo. Ma c'è chi la difende. Le forze dell'antifascismo, le forze del lavoro! Da Piazza Fontana a Brescia, una mente criminale, una mano sola, ha operato per colpire a morte lo Stato democratico, per spegnere nella coscienza dei cittadini l'amore della libertà. Pensavate che i semi del fascismo fossero rimasti nella nostra società? Pensavamo che i segni del fascismo nella nostra società c'erano, non v'è dubbio, perché altrimenti non avremmo fatto un'analisi storica come abbiamo fatto. Che dopo 30 anni fossero ancora presenti, no, questo non v'è dubbio, nessuno di noi. Non solo ci sono semi, ma ci stanno germogliando. Ci stanno germogliando e ci sono anche dei centri di autoritarismo dello Stato che in fondo permettono la rinascita del fascismo. È su questo che bisogna concentrare l'azione, poi per bonificare l'Italia. Abbiamo bisogno di bonificarla a tutti i livelli e conquistare l'egemonia della democrazia. Oltre 20.000 persone hanno preso parte stamane a Verona alla manifestazione nazionale contro il terrorismo indetta dal Comitato Provinciale per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane. Il tentativo dei terroristi, ha affermato Arrigo Boldrini, presidente dell'ANPI, è quello di espropriare le masse dalla possibilità di fare politica, di lottare sul terreno della democrazia. Guido Rossa, operaio dell'Italsidere di Genova, membro del Consiglio di Fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregis. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsidere. È stato l'agghiacciante comunicato. Ce ne sono moltissimi compagni come Rossa. È toccata a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me, potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle Brigate Nere.
Rileggiamo il messaggio del generale Alexander, comandante in capo degli eserciti alleati in Italia, a tutti i patrioti dell'Italia occupata. La campagna estiva è finita e ha inizio la campagna invernale. Il sopravvenire della pioggia e del fango inevitabilmente significa un rallentamento del ritmo della battaglia. Quindi cesserete per il momento operazioni organizzate su vasta scala. Comandante, Alexander è il comandante di tutte le operazioni militari e a noi non conveniva affatto, anzi ci sarebbe stato altamente nocivo rompere anche formalmente con questa disciplina che del resto noi invocavamo in generale per tutta la guerra partigiana. Alexander pensava, forse facendo quel messaggio, scrivendo quel messaggio, che in Italia la guerra partigiana si facesse solo perché piacesse a loro o perché la voluta magari loro, no. Mi dovetti destreggiare, diciamo così, attraverso una interpretazione. Interpretazione che non ho nessuna difficoltà a riconoscere, un'interpretazione capziosa. Trasformavo quelle direttive che potevano sembrare di liquidazione, di ritorno a casa, in direttive di azione. Noi eravamo già, da questo punto di vista, eravamo già in una fase avanzata. Poi nel novembre del 44 attraversammo le linee in barca, in 4-5. Qui c'è anche una scena un po' romagnola, perché nella barca avevamo anche del vino, vogliamo sapere come vado a finire. E arrivati nella zona liberata vicino a Cervia, cominciarono le trattative con il comandante del primo corpo d'armata canadese a Viserba e si cominciò a trattare poi la liberazione di Ravenna. L'operazione fu concordata e c'era l'impegno da parte loro di aiutarci. Noi avevamo chiesto l'intervento dell'aviazione. Loro non intervennero per dicendo che c'era la nebbia. Adesso è inutile che andiamo a discutere. Dopodiché, per riconquistare Mandriola e Sant'Alberto, il corpo d'armata canadese ci ha rimesso un sacco di tempo. Gli alleati si sono fermati, come tutti sanno, si fermarono al segno. Io in altre volte ho detto che per 4 mesi noi sentivamo i bollettini delle forze armate via di seguito sull'andamento della guerra e il segno sembrava diventato il Rio delle Amazzoni. Io col mio gruppo entrai in Ravenna alle ore 13:40-45 del 4 dicembre del 44, accompagnato da alcuni ufficiali canadesi. Quando siamo arrivati a Ravenna, attraverso le valli, perché non avevano mantenuto gli impegni con l'aviazione, ha detto qui il comandante, noi abbiamo mantenuto gli impegni, voi no. E si aprì con una polemica abbastanza dura. Poi, all'insaputa degli alleati, allora erano proibite le manifestazioni pubbliche, facemmo un comizio in piazza del mercato, adesso piazza Kennedy, con Zaccagnini. Questi rimise un poco con le spalle al muro. E allora accettarono di riorganizzare la brigata, 28ª Brigata Garibaldi, come abbiamo sempre chiamato noi, Mario Gordini. Fummo equipaggiati, fummo messi in condizioni di poter far fronte ai compiti che ci venivano affidati. Ci fu assegnato il settore del fronte che andava da Sant'Alberto al mare e autonomamente noi eravamo i soli a dover decidere sulle nostre sorti e sulle sorti dei combattimenti che dovevamo affrontare. Che tu sai, perché nella 28ª Brigata Garibaldi si sono fatte le elezioni. Il comandante, dalla squadra alla compagnia fino al comando di brigata,
venivano eletti democraticamente all'interno dei nostri organismi. Ti puoi immaginare quello che successe col gruppo di combattimento Cremona, il generale Primieri, quale ci mandò a chiamare e dice: ma che cosa fate? Dobbiamo fare delle elezioni. Come le elezioni? Sì, le elezioni, c'è una regola generale, le formazioni partigiane hanno comandanti e commissari eletti, cioè, ma se invece di essere tu sei un altro, fammelo di me. Fui accompagnato allora da Giancarlo Paetta Nullo, perché Nullo allora era il rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia presso il governo italiano. E andammo al Ministero. Il ministro con grande franchezza dice: ma qui siamo quasi senza mezzi. E poi domanda dove siamo, siamo al fronte sul Reno. E poi dice: ma lei conosce un certo Arrigo Boldrini? Sì, lo conosco. Ma chi è? Ci sono io. È lei. Ma no, è lei. Allora, Casati si è venuto a piangere, Paetta si è venuto a piangere, mi mette a piangere come tre proprio persone profondamente commosse, perché loro avevano avuto una nota molto dura degli alleati che dovevano considerarmi la donna militare a Boldrini. Quando ci fu la consegna della medaglia d'oro, non so se questo lo sappiate, il generale McClary, come si chiama lì in inglese, aspettava sto Boldrini, e Boldrini era già lì, questo omino. Io comandavo la compagnia, ero lì a due o tre passi da Boldrini e gli... Prende una luce, una speranza, l'arma pronta, il cuore verso il cielo. La piazza era gremita, c'era tanta gente. Ogni tanto si sentiva qualcuno che gridava «Bulo! Bulo!». L'entusiasmo era alle stelle. Pensare, gli alleati venivano a Ravenna, radunavano una formazione partigiana assieme alle forze del Corpo di Liberazione Italiano, davano la medaglia al suo comandante. Per noi era un grande giorno. Quella medaglia è stata un po' la medaglia che ha premiato tutti. Per l'azione. Le bande armate come i fiumi a primavera si ingrossano. Esiste oggi un revisionismo strisciante che è diventato aggressivo con equivoche definizioni di guerra civile. Ora mi chiedo, ci sono state delle responsabilità dello Stato, della politica, della scuola con l'insegnamento della storia? Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Dalle promesse fateci dai dirigenti del PDS ci sia stata, come dire, finora una scarsa partecipazione, cioè, un'assenza totale. L'ha vinta quasi con Silvio Berlusconi. Gliel'ho spiegato in questi tre giorni che il papà non avrà più tempo di aggiustare le televisioni, perché probabilmente dovrà aggiustare l'Italia. Il
1945-1995, 50 anni fa la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il TG3 da oggi ripercorre le tappe principali e questo nostro viaggio parte dalla Romagna, dove in aprile iniziò l'ultima offensiva. I nostri inviati Sassoli e Scardova. Qui ad Alfonsine c'è un fiume, il Senio, che per 4 mesi divide i 2 eserciti. Gli alleati lasciarono in queste campagne 936 uomini. Gli italiani invece erano da una parte e dall'altra. Insomma, c'erano 2 Italie nell'aprile del 1945. Anche qui bisogna che ci intendiamo, scusa, perché qui c'è una scelta di campo. La scelta di campo dei patrioti è una scelta cosciente, importante. Del resto la Repubblica Sociale Italiana, sai meglio di me, che aveva la SS a disposizione nel corpo di difesa di Mussolini, c'erano dentro loro. Ormai è chiaro, loro hanno accettato la strategia nazifascista. Siamo qui ancora una volta, tutti assieme, nel nome dell'Italia democratica, in nome di quest'Italia democratica, repubblicana e antifascista. Andiamo avanti assieme. Viva l'Italia antifascista! Viva l'unità della resistenza! Viva l'unità dei lavoratori! Mi chiedo se l'Italia di oggi, se noi, cioè, non dobbiamo cominciare a riflettere sui vinti di ieri. Non perché avessero ragione o perché bisogna sposare per convenienze non ben decifrabili una sorta di inaccettabile parificazione tra le parti, ma bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi, e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà. Quella di Violante non è una posizione nuova. Del resto non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo combattuto per la libertà di tutti, per chi c'era, per chi non c'era e per chi era contro. Il patrimonio della resistenza, del movimento di liberazione, si è sempre cercato di metterlo in cane, e la capisco anche il perché tu colpisci le basi della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana è nata sull'atto antifascista e con la Costituzione. Il giorno che tu consideri che questi grandi avvenimenti sono da dimenticare, per cui la memoria storica non fa più parte della memoria democratica, beh, signori, i contrattempi possono essere diversi, non so quali.